Benvenuti dalla sala Sisalo Wind City di Piazza Trento a Catania. Siamo in diretta con Wind City Sport Weekend, un contenitore sportivo che vi terrà compagnia il venerdì da qui in avanti. Parleremo di sport, ma parleremo anche di quote, ovvero il campo preferito dagli scommettitori. Vi daremo dei consigli, affronteremo quelle che sono le tematiche legate al mondo delle scommesse e analizzeremo anche le quote più interessanti della settimana. Tra l'altro avremo anche la possibilità di fornirvi dei consigli con delle multiple della settimana a favore di chi ha l'abitudine, il vezzo al mondo del gioco e delle scommesse. Ma andiamo per ordine, presentiamo quelli che sono gli argomenti della puntata. Parleremo inevitabilmente di calcio con la Serie B, la Serie C, ma anche gli incontri internazionali delle nazionali che si stanno per giocare il pass al prossimo mondiale di Russia 2018, ma ci saranno anche altre partite e lo vedremo con le quote che vi suggeriremo. Ma è un weekend importante anche per il rugby, c'è un evento a Catania nella fattispecie, ovvero il primo test match di novembre della nazionale italiana di rugby guidata da Connor O'Shea. Giocherà proprio contro le isole Figi allo stadio Massimino, una squadra temibile anche perché le Figi sopravanzano nella graduatoria del ranking mondiale proprio la nazionale italiana, quindi un test probante che anticiperà i successivi test di Firenze e di Padova, sempre della nazionale italiana. Altre amichevoli di rugby sono previste nel weekend, le vedremo adesso insieme e vi daremo anche le quote più interessanti, ma io inizierei in questo momento parlando di Serie B, perché la Serie A è ferma, visti gli impegni della nazionale italiana, e la Serie B sarà protagonista in questo weekend. Partirei subito con quella che è la classifica della Serie B, che quest'anno davvero sta dando delle forti emozioni e soprattutto delle sorprese continue settimana dopo settimana. La classifica vede il Frosinone con 23 punti in testa, a seguire il Palermo con 22, la Cremonese, l'Empoli e il Venezia a 21 punti, il Bari, la Salernitana e il Parma a 20, e qui si chiude la zona playoff, a seguire il Carpi con 19, il Cittadella con 18, Novara, Pescara e Avellino 17 punti, Brescia, Brescia 16 punti, Perugia, Spezia 15, Entella e Foggia 14, Provercelli, Ternana, Ascoli e Cesena, un quartetto di squadre che chiude in ultima posizione la graduatoria della Serie B. Vi abbiamo dato già subito i numeri della cadetteria perché tra breve vi presenteremo quelle che sono le partite più interessanti di questo weekend, ma come vi dicevo ci sarà anche molto da parlare per quel che riguarda il rugby. Ci sono diverse amichevoli, oltre Italia-Figi al Massimino a Catania, sono previste altre amichevoli, Georgia-Canada, ma quelle più importanti sono Galles-Australia, Irlanda-Sudafrica e poi il match clou, il big match di questo weekend, di questi test match di novembre, è Francia-Nuova Zelanda, previsto per sabato sera proprio nella capitale francese a Parigi, tra la formazione transalpina e la squadra più forte del mondo, nonché campione del mondo in carico, ovvero gli All Blacks della Nuova Zelanda. Io andrei già a dare qualche indicazione per quelle che sono le quote che prendiamo da Sisal Match Point, le quote ufficiali, intanto di Galles-Australia. Una partita molto molto equilibrata, lo si vede anche dalle quote, sebbene l'Australia sia favorita. In questo senso vediamo che il Galles ha una quota vittoria di 2,60, pareggio che è un risultato molto molto improbabile, solitamente nel rugby è quotato addirittura a 18, quindi una quota molto alta, mentre la vittoria dell'Australia proprio sul campo del Galles è quotata a 1,50. Per quel che riguarda invece le altre sfide, andrei a vedere le quote di Irlanda-Sudafrica, un'altra sfida tra due squadre molto quotate a livello internazionale. La vittoria casalinga dell'Irlanda quotata a 1,50, pareggio addirittura a 22, mentre il successo degli Springboks in casa degli irlandesi è quotato a 2,55. Ci teniamo invece per il proseguo del nostro contenitore sportivo quelle che sono le quote sia della partita della Francia contro gli All Blacks che anche le quote della partita dell'Italia, ve le darò io, mentre metteremo in piedi un collegamento importante proprio con un rappresentante della nazionale trainer di rugby che si trova a Catania e che appunto giocherà allo stadio Massimino contro le Figi. Questo è il programma del weekend per quanto riguarda il rugby. Abbiamo voluto dare spazio in apertura proprio al rugby, adesso invece entreremo nel merito di quelle che sono le quote legate al calcio. Vi ho letto prima la classifica
classifica della Serie B, ricordandovi che siamo sempre in diretta dalla sala Sisalo in City di Piazza Trento a Catania. Lo saremo per tutti i prossimi venerdì, vi terremo compagnia e vi daremo anche dei consigli, speriamo fruttuosi, per quel che riguarda le quote e le scommesse. Partirei con la schermata invece che riguarda la partita di Serie B, quella che riteniamo più interessante di questo weekend, che si giocherà domenica, ovvero quello tra Cittadella e il Parma. Parma che è ritornato in cadetteria proprio quest'anno, una neopromossa, sebbene sappiamo quanto sia storico il cammino del Parma, soprattutto in Serie A, ma anche nelle coppe europee, con la conquista di ben due coppe UEFA. E quindi andiamo ad analizzare quella che è la partita fra la formazione padovana ed il Parma. Vediamo che il favorito è il Cittadella, squadra di casa, con una quota di 2,10 per l'1, mentre l'X è quotato a 3,20 e la vittoria esterna del Parma quotata a 3,60. Altre quote interessanti: l'1,26 per l'1X, l'1,69 per l'X2 e l'1,2 invece quotato a 1,32. Ultima quota, l'under over, under a 1,75, over a 1,95. Torniamo al rugby invece, facciamo un passo indietro. Vi ho parlato di Italia-Fiji che si giocherà al Massimino. Direi subito di mettere in piedi il collegamento telefonico con un esponente importante dell'Ital Rugby, della nazionale. Vediamo se è già in linea. Ciao Andrea, intanto benvenuto a Catania. In ottica di una partita, il primo test match di novembre contro le Isole Fiji per la nazionale italiana, già un test probante in apertura. Ma ciao intanto Francesco, grazie del benvenuto, è stata una buonissima settimana qui a Catania, peccato giusto oggi, vigilia di gara, un po' è venuto a mancare il tempo, speriamo che possa migliorare per domani. Come hai detto te, sicuramente subito un test molto molto difficile per la nostra nazionale, ma quando si parla di rugby internazionale ogni partita lo è, il primo incontro della stagione per la squadra. È il primo incontro, la prima tappa di un percorso che poi idealmente ci porterà fino ai mondiali del 2019 in Giappone, quindi insomma non può che essere l'obiettivo più importante che si pone davanti a Paris e ai suoi compagni questa prima partita contro le Fiji. Ecco, è una partita importante anche perché il CT con Orochi ha inserito degli esordienti in questa nazionale, quindi anche un test importante per loro. Ma diciamo che è in atto un ricambio generazionale importante. Poco fa stavo guardando il foglio gara di Italia-Fiji di 4 anni fa a Cremona, dei titolari è rimasto solo appunto il nostro capitano Sergio Parisse, quindi c'è un ricambio forte in atto, ormai si è passati a un gruppo diciamo dove i ragazzi nati nel 92-93 costituiscono un po' il corpo, la spina dorsale di questa squadra, quindi è normale che ci siano ancora magari qualche meccanismo da affinare, ma anche tanto entusiasmo, tanta voglia di dimostrare di meritare questa maglia. Ti dico, per te la prima volta a Catania, l'Ital Rugby mancava dal capoluogo siciliano da 23 anni, anzi proprio dalla Sicilia in generale, anche perché ricordiamo che lo slogan di questa partita è Sicilia è rugby e non Catania è rugby, proprio perché racchiude, come ha voluto anche Orazio Arancio, il presidente del comitato regionale, voler chiamare in causa tutta la Sicilia. Ti aspetti il calore del pubblico siciliano che possa spingere questa squadra, l'Italia, al successo? Devo dire che ho visto parecchio interesse in questi giorni, ora non voglio fare stime sul pubblico, ma penso che possiamo aspettarci uno stadio Massimino diciamo in grado di offrire alla squadra veramente tanto calore, tanto supporto per questa sfida contro Fiji. Benissimo, andando a chiudere ti dico, tu sei uno scommettitore o meno? Mai scommesso. Ok, vabbè, ma non è questo ammesso, l'importante. Ammesso di non aver mai scommesso. Ti dico, l'Italia è favorita contro le Fiji con una quota di 1,45 a dispetto del successo dei figiani a 2,70. Credi che comunque l'Italia possa essere realmente favorita? Ecco, e poi andiamo a chiudere. Ma sai, Fiji è davanti a noi nel ranking, sono la nona squadra al mondo, noi in questo momento siamo per ora 14esimi, sicuramente giocare in casa, giocare qui a Catania può essere un così può costituire un vantaggio per questo incontro.
Non sarà una partita facile, come ti dicevo prima, insomma, pensare che Figi siano una piccola nazionale sarebbe l'errore più grande, sono una grande squadra, hanno due campioni olimpici di Rio nella formazione, quindi sì, ci sta, insomma, io non sono, come ti ripeto, non sono esperto di scommesse, però penso che il fattore campo in una partita tra due squadre tutto sommato vicine nel ranking possa incidere, quindi mi sembra una quota sostanzialmente corretta. Benissimo, io ringrazio Andrea Cimbrico, capo ufficio stampa della Federazione Italiana Rugby e quindi della Nazionale Italiana. Ti ringrazio per questo intervento, in bocca al lupo Grazie per la partita e speriamo che l'Italia possa davvero fare sempre meglio e possa crescere e salire nel ranking mondiale. Grazie Andrea. a voi. Grazie a voi, Capilupo. Ciao. Ciao ciao. Ci fermiamo adesso per la pausa pubblicitaria, torniamo tra poco anche perché avremo ancora da darvi tanti suggerimenti, tanti consigli e parleremo ancora di calcio e di altri sport. Seconda parte di Win City Sport Weekend, qui in diretta dalla sala Sisal Win City di Piazza Trento a Catania. Abbiamo parlato di rugby in questo weekend intenso per la Pallavolo insieme ad Andrea Cimbrico, il capo ufficio stampa della Nazionale Italiana di Rugby. E andando a chiudere quello che è il discorso legato al mondo del rugby, appunto. Volevo leggervi le quote che riguardano il big match di questo weekend, ovvero Francia-Nuova Zelanda, con delle quote molto molto interessanti, sebbene la Nuova Zelanda sia ampiamente favorita, lo vedete dalla quota 1,10 per quanto riguarda la vittoria degli All Blacks in casa della Francia, e c'è una bellissima quota molto alta invece per la vittoria dei Transalpini, 6,25, poco pronosticata in realtà, mentre il pareggio addirittura a quota 30, ma sappiamo, come vi dicevo prima e ve lo ribadisco, il pareggio nelle partite di rugby è un risultato che diciamo, si verifica in poche circostanze. Sono anche delle interessanti quote per quel che riguarda l'handicap 1x2, chiaramente l'handicap di meno 15 punti per quel che riguarda gli All Blacks, che dovessero vincere con oltre 15 punti avrebbero una quota di 1,65, anzi la quota è di 1,65, mentre se la Francia dovesse riuscire a non perdere o perdere con meno di 15 punti di distacco, la quota è di 2,25, addirittura 20 invece la quota, se proprio il risultato in favore degli All Blacks sia proprio della distanza di 15 punti. Chiudiamo qui il capitolo che riguarda il rugby, adesso rientriamo con quello che è il calcio, vi daremo tra poco le quote. Le multiple della settimana, i consigli di Win City Sport Weekend. Rientriamo col calcio, anzi, ritorniamo a parlare di calcio. Abbiamo aperto il capitolo della Serie B leggendovi la classifica, molto molto stretta sia in testa che in coda, con tante squadre racchiuse in pochissimi punti. Addirittura dalla prima posizione del Frosinone all'ultimo posto di Provercelli, Ternana, Ascoli e Cesena ci sono soltanto 10 punti, 22 squadre racchiuse in 10 punti. Questo la dice lunga su quello che è l'equilibrio nel campionato di Serie B. A proposito di Serie B, abbiamo letto poc'anzi nella prima parte le quote di Cittadella Parma. Invece adesso apriamo il capitolo degli incontri degli spareggi per accedere al prossimo mondiale di Russia 2018. Ci sono tante partite interessanti. Abbiamo parlato della Nuova Zelanda, degli All Blacks, del rugby, ma parliamo di Nuova Zelanda anche per quel che riguarda il calcio, con una sfida importante, visto e considerato che Nuova Zelanda e Perù si giocheranno lo spareggio proprio per accedere al mondiale. Chiaramente favorita la formazione sudamericana, vediamo dalla schermata, con una vittoria esterna del Perù in casa della Nuova Zelanda a quota 1,72, mentre la vittoria dei neozelandesi quotato a 5,50, pareggio a 3,50. Per quel che riguarda l'under over 2,5, under quotato a 1,57, quindi molto probabile secondo le quote di Sisal Match Point. Ricordiamo che andiamo a proporvi quelle che sono le quotazioni di Sisal Match Point. L'over invece a 2,25. Per quel che riguarda invece la soluzione goal no goal, gol quotato a 2,13, mentre no gol a 1,64. Restiamo in tema nazionali, restiamo in tema spareggi mondiali e andiamo ad analizzare in questo caso una partita molto molto importante che si giocherà in Africa. Vogliamo spaziare in tutto il continente, una partita
delicatissima proprio perché Costa d'Avorio e Marocco, prima e seconda del raggruppamento di cui fanno parte, si giocheranno proprio in questa sfida il primo posto e quindi l'accesso diretto al Mondiale di Russia 2018. Andiamo a vedere quest'altra schermata con delle quote interessantissime. L'1 della Costa d'Avorio quotato a 1,99, il pareggio a 3, mentre la vittoria, questa è una bella quota davvero, del Marocco è quotata a 4,45. È chiaro che la Costa d'Avorio, anche per gli uomini che, di cui dispone, con tanti giocatori protagonisti in Premier League ma anche in Serie A, è chiaramente favorita. Lo vediamo proprio dalla quota di 1,99, doppia chance 1,19 per la Costa d'Avorio, l'X2 a 1,79, questa è un'altra quota interessante, 1,2 invece a 1,37, under over 2,5, l'under a quota 1,41, quindi molto probabile una partita con pochissimi gol, mentre l'over addirittura 2,67, chi volesse provare la quota dell'over, sicuramente un suggerimento interessante. Gol, no gol, invece gol a 2,31, quota altissima, e no gol a 1,54. Lasciamo le nazionali dopo avervi presentato queste sfide di spareggi mondiali e ritorniamo a parlare di Serie B. Vi ho detto che appunto si giocherà un turno tra sabato e domenica dove la Serie B sarà protagonista, proprio perché la Serie A lascia spazio agli impegni della nazionale italiana. Tra poco invece vi darò i suggerimenti con le multiple della settimana. Considerate che vi diamo una possibilità un po' più semplice e un'altra possibilità invece più complessa con una quota sicuramente più alta. Adesso andremo a sviscerare quelle che sono le quote, le multiple appunto della settimana. Prima di andare alle multiple invece andiamo in Serie C con una sfida molto interessante, proprio attenzioniamo quello che è l'impegno del Catania che giocherà in casa contro il Catanzaro proprio dopo la partita di rugby tra Italia e Fiji, quindi a distanza di 24 ore ci sarà l'impegno della formazione rossa-azzurra al Massimino contro il Catanzaro, quindi uno stadio Massimino sicuramente iperimpegnato in questo weekend. Catania-Catanzaro con delle quote interessanti, soprattutto per quel che riguarda l'under over. Il Catania, la vittoria del Catania è quotata a 1,45, pareggio a 4, il 2 invece a 7, quindi Catania ampiamente favorito, forte della seconda posizione in classifica nel girone C della Serie C. Infatti la doppia chance è 1,06 l'1x, quindi molto probabile, addirittura l'x2 a 2,54, 1,2 a 1,20, perché come vi ho detto il Catania è ampiamente favorito. Vi dicevo invece che le quote interessanti sono quelle dell'under over 2,5 con l'under e l'over che hanno stessa quota 1,85, mentre gol quotato a 2,02, no gol a 1,68. Chi volesse provare l'azzardo può anche giocare la quota gol. Quindi questi sono un po' i consigli che vi abbiamo dato singolarmente partita per partita. Ve le ricordo, Cittadella Parma, abbiamo visto la schermata nella prima parte, e poi abbiamo visto adesso invece Catania Catanzaro e poi le sfide tra le nazionali. Abbiamo voluto puntare su due partite non proprio diciamo non proprio di prima fascia, soprattutto per le squadre impegnate, ovvero Nuova Zelanda Perù e Costa d'Avorio Marocco, ma sicuramente per gli scommettitori queste sono due partite molto molto interessanti e da attenzionare. Veniamo invece alle multiple della settimana. Vi suggeriamo quelle che sono le scommesse che potrete, se vorrete, appunto mettere in pratica o appunto giocare. Dalle quote Sisal Match Point vi proponiamo una multipla della settimana un po' più semplice, con una quota totale di 9,10, sono 5,20, l'uno della Danimarca contro l'Irlanda, spareggio per le qualificazioni al prossimo Mondiale in Russia, e poi a 1,71 la vittoria della Danimarca, Ascoli Foggia, la doppia chance X2 quotata a 1,50, mentre altro suggerimento che vi diamo in questa multipla, Bari-Pescara, over a 1,55 con le squadre di Zeman tendenzialmente abituate a segnare e a prendere gol, Cremonese-Palermo, gol a 1,73,
Chiudiamo con Venezia Perugia 1x doppia chance 1,32, come vi dicevo, per una quota di 9,10, per capirci se puntate 10 euro ne potreste vincere 91. Un altro esempio di multipla della settimana che vogliamo darvi, questo è un po' più complicato, un po' più difficoltosa, ma sempre abbastanza interessante. Abbiamo puntato sui risultati gol e over, ovvero Cittadella Parma, partita di cui abbiamo già parlato, con una quota gol a 1,75. Avellino Entella, l'over quotato a 1,80, molto molto interessante. Provercelli Empoli, anche qui over a 1,90, quindi una quota abbastanza alta. Sia Avellino Virtus Entella che Provercelli Empoli si giocheranno sabato. E poi Siracusa Lecce, gol a 1,71, qui siamo in Serie C, e Catania Catanzaro, altra partita che abbiamo attenzionato, con l'over a 1,85, ma vi possiamo suggerire anche il gol a 2,02, ma questo è il nostro consiglio, per una quota totale di 19, quindi con 10 euro se ne possono vincere 190. Speriamo che di portarvi fortuna, questi sono i nostri consigli, e sicuramente di settimana in settimana, ogni venerdì, come vi ho detto in apertura, vi terremo compagnia e vi sapremo dare quelle che sono le dritte della settimana, magari anche con degli ospiti legati al mondo delle scommesse, che potranno anche loro darvi i loro consigli, e anche chiaramente personaggi del mondo dello sport. Noi siamo praticamente in chiusura, anche perché abbiamo sviscerato i vari temi, abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato di rugby lungo e largo. Vi ricordiamo che durante questo weekend c'è anche il Gran Premio di Formula 1 in Brasile, quindi un altro appuntamento anche per la Formula 1, che sta andando a chiudere l'annata con Lewis Hamilton già campione del mondo. Negli ultimi secondi vi ricordo l'appuntamento settimanale con Win City Sport Weekend, tutti i venerdì, sempre in diretta qui dalla sala Sisal Win City di Piazza Trento a Catania. A me non resta che salutarvi, da Francesco Ricca è tutto, appuntamento alla prossima settimana.